Ha raggiunto la meta agognata il bitontino Lorenzo Scaraggi, partito lo scorso 24 luglio dalla sua città per arrivare a piedi da solo a Itaca. Il novello Ulisse, seguito via internet da migliaia di persone, ha raggiunto il suo obiettivo e adesso si appresta a tornare in patria. Un cammino lungo dove non sono mancate le sorprese, le scoperte e gli incontri da raccontare. È arrivato l'oste. Ecco. E mi imbatto in Fabrizio e Alessandra. Fabrizio e Alessandra sono... C'è anche il signor? Mangheli. Sorseggio un caffè in compagnia di Tofiri e Urania, che cucina. Tofiri, ciao. Urania mi ha offerto il caffè e passiamo il tempo. Mettere a dura prova la propria capacità di adattamento, scoprire volti e culture diverse, cercare alla fonte la verità delle notizie diffuse in queste ore dai media sulla difficile situazione economica della Grecia. È stata un'avventura pura, sospesa fra il desiderio di rinnovarsi, il viaggio antropologico e il vizio per il reportage, quella di Scaraggi in terra ellenica, che resterà in ogni caso un prezioso documento di un periodo che in un modo o nell'altro resterà nella storia dell'Europa di questi giorni. Sarà vero? Non sarà vero? Questo spauracchio che gira su internet, di cui parlano tanto i giornali italiani, del fatto dei 60 euro per chiunque. Allora, inserisco il PIN, provo a prendere 100 euro. La carta di credito mi torna indietro. Mi arrivano i 100 euro. Ora, voi direte, ma perché fai questa cosa? Perché ci mostri questa cosa? Lavori per l'ente turistico greco? No, semplicemente perché mi dà fastidio il fatto che si parli per bufale. Lorenzo Scaraggi non è nuovo a questo tipo di esperienze. Alcuni anni fa ha attraversato a piedi i Pirenei verso Santiago per 700 chilometri. L'anno scorso invece con il suo inseparabile camper furgone ha raggiunto la Cappadocia. In tutti i suoi viaggi la costante è sempre una: partire per rinnovarsi, ritrovarsi, lasciare indietro qualcosa che non si è più e lanciarsi verso un nuovo obiettivo. Questa volta ha attraversato una Grecia bella e selvaggia in un viaggio in cui è impossibile non sentirsi un novello Ulisse, raccontando la sua esperienza attraverso foto e video postate sui social con l'hashtag Operazione Nostos, che in tantissimi hanno seguito con curiosità e ammirazione fino all'ambita meta finale.